L'esibizione di Achille Lauro nella giornata di ieri a Sanremo ha creato uno scalpore assurdo, tanto che tutti quanti i giornali ne stanno parlando e il video è primo in tendenza in questo momento. Perché appunto, mentre Achille Lauro cantava il suo brano, ad un certo punto si è tolto il vestito che aveva addosso ed è rimasto fondamentalmente in un body abbastanza anche trasparente color carne. Spettacolo definito non adatto al palco di Sanremo e neanche a dirlo che sul web comunque un po' di personaggi si sono espressi. Però questa è Maria Farina che è andata fondamentalmente a attaccarlo in maniera anche molto pesante, perché non ha attaccato soltanto la sua esibizione ma anche il brano in sé e la sua carriera. Quindi non aggiungo altro, ma vi lascio le stories. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio. Raga, non ci crederete! Dopo ieri sera ospite in macchina del Faina Achille Lauro! Vai, Aki, vai, vai! Adure che sei! Trovo pure costretto a fargli i complimenti ad Achille Lauro. Certo, ovvio, genio, un fenomeno, perché lui che dice? Lui dice, non so buono a cantà. Infatti ieri sera non ha preso una nota, manco sotto morfina. La canzone che ho fatto è una mezza merda, dice, devo inventarmi qualcosa per apparire, se no qui a Sanremo che cazzo ci sono venuto a fare? A cambiare i pannoloni a Rita Pavone? Quindi si è spogliato, si è messa quella cosa indecente, quel preservativo. Però ha fatto parlare di sé e comunque è apparso. Quindi mi trovo pure costretto a fargli i complimenti. Ma io non capisco la gente che dice, grande genio, è stata una provocazione. Ma una provocazione verso di chi? Che lavora pa' Durex che deve provocare l'altra marca concorrente, il Sette Bello? Che deve provocare? Che deve provocare? È Achille Lauro, non è Freddie Mercury. Non stai a cantare davanti a 50 milioni di persone. Che ci vuole? Gli avute le palle? Che ci vuole? Ci posso andare pure sull'Ariston e mettermi nudo? Ma poi se la canzone è una merda, è normale che qualcuno ti dice, compa, che cazzo sei? Ma che sei matto un te? Vi faccio un esempio calcistico, così forse se capivo. Se Neymar se fai i capelli rosa, dici io, vedi questo che capelli che si è fatto. Però poi va in campo, te fai i doppi passi, i trick e track, le palle sotto al set, tu i capelli rosa non li vedi. Vedi il trick e track. Giusto? Se i capelli rosa si fa Marco Calderoni dell'esce che con tutto il bene che gli posso voler più a 4,5 a partita. Se c'è i capelli rosa e dici, oh, vedi che mortacci tua, ma che cazzo, invece di pensare a farti i capelli rosa, cerca a fare un tiro come Cristo Comanna. Questo è il senso. Non a caso sono qui a Circo Massimo, dove fra un po' canterà un fenomeno. Ecco, quello se può mettere nudo non gli pare. Tanto non ce ne frega un cazzo perché tira fuori certe poesie.